La storia legata alla Fondovalle Calore rischia di essere accomunata alle tante opere eterne incompiute. Un discorso che si è aperto in particolare dopo l'ultimo stop per il mancato esproprio dei terreni che la strada dovrebbe attraversare per l'assenza delle autorizzazioni della soprintendenza. Ma non è solo la lentezza e i continui stop ai lavori per le cause più disparate a tenere banco quando si parla dell'opera viaria che dovrebbe collegare i comuni della Valle del Calore. Negli ultimi anni si sta anche iniziando a discutere sull'utilità dell'opera e su Possibili varianti che potrebbero effettivamente portare a quell'avvicinamento dei comuni degli Alburni e dell'area del calore salernitano ai centri urbani. Il progetto, partito nel 1989, infatti, aveva l'ambizione di creare un'arteria a scorrimento veloce che potesse collegare dai comuni dell'entroterra cilentana l'uscita autostradale di Campagna. Nel corso del tempo però il progetto iniziale ha subito delle variazioni che secondo quanto emerso rischia di rendere la Fondovalle Calore una strada interpoderale che da Quara conduce a bello sguardo senza quindi avvicinarsi alle arterie autostradali e di conseguenza rendere più agevole il raggiungimento dei più popolosi centri urbani della provincia. Il nuovo stop arrivato perché non sono state ancora completate le attività di esproprio provocano poche polemiche anche perché meno di due anni fa l'attuale governatore della regione Campania De Luca aggiunto sul cantiere per inaugurare la ripresa dei lavori del primo lotto, che ancora non è stato completato. C'è però chi in questa vicenda trova anche un lato positivo, se così si può dire. Ad intervenire in merito è l'ex sindaco di Ottati, attuale consigliere di opposizione al Comune, Edoardo D'Oddato, che con un post immagina che questo nuovo stop possa dare il tempo di riflettere a chi di dovere ed effettuare delle modifiche al progetto che possano contribuire alla realizzazione di un'opera strategica. Mi auguro, commenta dal suo profilo Facebook Edoardo D'Oddato, che non tutti i mali vengano per nuocere e che questo stop dia tempo per rivedere l'ulteriore sciagurata scelta di procedere con il secondo lotto verso Bello Sguardo e non verso l'uscita dell'autostrada di Campagna. Una scelta questa, spiega Doddato, che penalizza fortemente i comuni degli Alburni ed in particolare Corleto-Monforte, Sant'Angelo-Fasanella a e Ottati. Per raggiungere i grandi centri urbani, cioè Salerno e Dintorni, evidenzia Doddato, per i nostri tre paesi non cambierebbe assolutamente niente, penalizzando anche se in maniera minore anche Castelcivite e Controne. Mi spiace sottolinearlo, commenta ironico in conclusione il consigliere D'Oddato, ma come per la scelta della partenza del primo lotto è prevalsa la linea dell'articolo quinto, cioè chi tiene mano ha vinto lo stesso è valso per la scelta del secondo lotto e non la migliore soluzione per le comunità e i cittadini interessati.